Buongiorno Nomadi, oggi ci troviamo per la prima volta in un campeggio Oasi Park Garden Club qui a Fiume Freddo di Sicilia. Siamo di fronte mare e come potete vedere da dietro le mie spalle abbiamo una bellissima visuale che è quella dell'Etna, che adesso ha fatto un'eruzione. Infatti come potete vedere c'è tutto il fumo qua sopra. Il proprietario è stato veramente molto gentile a ospitarci per questi giorni, ci siamo super rilassati, abbiamo avuto tutte le comodità di una casa, quindi doccia calda, bagni, acqua, corrente. Poi raga, tutte le mattine arriva il panettiere con le brioche calde, top. Buongiorno. Buongiorno. Cos'è, pane, sì. Brioche, pizzette, tutto di più hai? Tutto di più. Wow. Veramente tutte le mattine vieni? Sì, certo. Questa è la tenda camping, novità di quest'anno, quindi andiamo a vedere là dentro com'è. Ringraziamo il proprietario Saverio per averci fatto stare qua 3 giorni di puro relax, quindi ora siamo pronti per partire sulla vetta dell'Etna. Abbiamo trovato un parcheggio qua a Nicolosi, abbiamo trovato questo bello spiazzo grandissimo con vista Etna, quindi speriamo stasera di vedere l'Etna eruttare e se nel caso fosse così vi faremo vedere delle bellissime immagini, quindi incrociamo le dita. Oggi seguiamo le orme di una delle più terribili e devastanti eruzioni dell'Etna. Ebbe inizio l'11 marzo 1669. Dopo uno sciame sismico di 4 giorni si aprì un'enorme frattura che diede vita a ben 5 bocche eruttive, la più grande e la più pericolosa delle quali diede vita ai Monti Rossi. Proprio vicino a Nicolosi, da questo enorme cratere, partirono 3 rami lavici, uno dei quali attraversò l'intera vallata fino ad arrivare a Catania e poi al mare l'11 luglio, 4 mesi di eruzione che cancellarono completamente tutto quello che faceva parte di quel territorio. La lava riuscì infatti a cancellare ben 10 paesi. Mamma mia, che spavento! Stanno a fare? Mi avvicino troppo. Mi guardo anche attorno. Stanno guardando. Sono sicuramente vipere. Vabbè, comunque appena ti vedono scappano, meno male, va. Intanto che cucino mi faccio un aperitivo. Buone.
Aperitivo con vista. Questo è il nostro primo approccio con l'Etna e in queste giornate sapete bene che è un po' agitato il vulcano, quindi non ci spingiamo molto più in là di quota 1900, però già a questa quota possiamo vedere tantissime cose belle, come per esempio i crateri silvestri che si sono formati con la colata lavica del 1892. Andiamoli a vedere. Posto mistico da visitare, se siete qui a Belpasso, è il santuario della Madonna della Rocca. Qui tra il 1986 e il 1988 Rosario Toscano ebbe delle apparizioni mariane. Rosario Toscano era un giovane che a quel tempo era malato di una grave malattia, di cui nessuno conosceva l'origine. A Rosario fu fatta salva la vita e qui, dove le apparizioni mariane ebbero luogo proprio alle mie spalle, fu edificato un luogo di culto, oggi meta di pellegrinaggio. Lasciando il santuario della Madonna della Roccia alle nostre spalle, ci incamminiamo lungo una strada che è costellata dalle stazioni della Via Crucis. In realtà stiamo attraversando la colata lavica del 1669. Proviamo a fare uno sforzo di immaginazione. Siamo nel pieno di una colata lavica, il magma sta scorrendo ed è proprio qui che si creano dei fenomeni molto particolari. Andiamo a visitare una lava di scorrimento lavico. Vi spiego che cos'è. Quando la lava scorre, il flusso lavico centrale ha una temperatura molto più alta della lava che scorre nella parte alta, che si solidifica prima, per cui si viene a creare proprio un tunnel di pietra dove il cuore vivo della lava continua a scorrere. Questo tunnel, una volta che il flusso lavico, la portata lavica si è esaurita, rimane e crea delle, quelle che sono comunemente definite le grotte, i tunnel di scorrimento lavico. Questo è uno dei più facili da visitare, ma ce ne sono tanti altri nella zona di Belpasso ed è diventato luogo di culto. Eccola la sciara, la colata lavica e il magma finalmente solidificatosi. Laddove la colata lavica si solidifica, diventa nera e tormentata, dura e forte. Questa è appunto quella che viene definita la sciara. Ma non rimane inerme, piano piano spunta la vegetazione, la gialla ginestra, la valeriana rossa, i licheni, ed ecco che tutto piano piano riprende vita. Out for anyone to say.
I comuni distrutti dalla colata lavica del 1669 furono tanti, tra questi Malpasso, che in occasione della sua ricostruzione cambiò nome, diventando Belpasso in segno di buon augurio. Ecco dove ci troviamo oggi, proprio lì, a Belpasso. Belpasso è anche il paese delle 100 sculture. Su progetto del comune, infatti, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania, vengono tenuti regolarmente dei simposi scultori, dove artisti internazionali o nazionali si dilettano a creare delle splendide sculture in pietra lavica che vanno poi ad arricchire e ad adornare la città. Belpasso è anche il paese che ha dato i natali a Nino Martoglio, il più grande poeta dialettale siciliano. La città è ancora oggi riferimento per il teatro dialettale. Alle mie spalle la chiesa di Santa Lucia, ovviamente in pietra lavica, e una piccola curiosità, lì su c'è la campana più grande della Sicilia, forse anche una delle più grandi d'Europa, con un suono molto particolare dato dalla lega con la quale è fatta, un misto di oro, argento e bronzo. Questo è un altro nostro evergreen, come la torta di mandorla che potete vedere lì, nella verticale delle torte, non è altro che un pan di Spagna, invece che essere un classico pan di Spagna da pasticceria, è un pan di Spagna lavorato con le mandorle. Questa copertura di pasta di mandorle, all'interno c'è un sottile strato di confettura di albicocca. E questo è un prodotto da pasticceria e quindi il pan di Spagna è un classico pan di Spagna da pasticceria. Okay. Ora io vi rimetto, questi che li omaggio io. Va bene? Sì, è una brioche della granita. Noi abbiamo qui i nostri bonbon alle mandorle, le nostre scorzette, questi filetti d'arancia ricoperti. Le mandorle al rum, che sono delle chicche di mandorla, cioccolato, cacao e rum. Questi sono prodotti che trovate esclusivamente alla pasticceria comune. A Belpasso la tradizione artigianale è veramente molto ricca. Andiamo a cercare un ceramista, o meglio, chi lavora la pietra lavica e poi la ceramizza. Vediamo che creazioni fa. Siamo pronti per lo spacchettamento. Però non capisco questa cosa, perché devi sempre spacchettarlo tu. Perché? Io sono la femmina. Vabbè. E la femmina spacchetta. Vabbè, chi se ne frega di spacchettare, l'importante è mangiarselo. Rullo di tamburie. Boom. Voilà. Michele della pasticceria Condorelli è stato carinissimo, perché praticamente noi abbiamo ordinato soltanto questa, che è tipica alle mandorle, come ci ha spiegato, l'avete già visto nel video, ma lui ci ha regalato un sacco di altre cose da provare. Ci ha riempito di roba. Quindi, buonissima. Grazie Michele, grazie anche da parte della mia cellulite. Grazie Michele. Andiamoli a provare. Sì, ma il pezzo più grosso ti stai facendo, guardalo. Perché il pezzo più grosso tu? No, è uguale, scherzo. Si è scomposta. Pan di Spagna. Vabbè, sì, mandorle, raga. Buona, buonissima.